Presidente Francesco Maria Di Maio, Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, ma anche di Fiumicino e di Gaeta, sta raccogliendo molti consensi la delibera della Giunta regionale Lazio che ha avviato un iter promosso dal suo ente per quanto concerne l'istituzione di una ZLS lungo appunto i tre porti che ricadono sotto la giurisdizione dell'ex autorità portuale, Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Quali sono i benefici che potrebbero arrivare da questa importante delibera di Giunta regionale? Buongiorno, ieri sì, effettivamente è stato un atto molto importante questo della Regione, che ha dato, come dire, riconoscimento a un lavoro fatto per quasi un anno da un gruppo di lavoro istituito sempre con una delibera della Regione Lazio, un gruppo di lavoro da me presieduto. Lei giustamente ha ricordato che insomma, l'autorità di sistema portuale dei tre porti del Lazio aveva un po' promosso questa iniziativa, perché effettivamente noi riteniamo che sia fondamentale accompagnare lo sviluppo dei porti con anche una serie di benefici di carattere fiscale, economici e anche di semplificazioni doganali e non solo, che possano quindi rendere non solo più facile a coloro che già operano all'interno dei porti delle loro attività produttive, ma soprattutto a tirare nuove attività produttive. Queste tre realtà sono molto importanti da cui si sviluppa la blue economy. Quindi l'atto di ieri della Regione Lazio è molto importante. Oggi però c'è un nuovo, diciamo, processo che deve essere subito avviato, che è quello di riavviare quindi quel gruppo di lavoro che ha sospeso i suoi lavori in attesa di questo indirizzo. E noi abbiamo tempi abbastanza ridotti, perché abbiamo 5 mesi di tempo per poter chiudere questo piano di sviluppo strategico, che poi dovrà essere approvato dalla Regione e successivamente anche dalla Presidenza del Consiglio con un DPCM, che darà poi finalmente luce a questa che viene definita appunto zona logistica semplificata. Naturalmente lei ci sta credendo da tempo, perché poi analoghi strumenti normativi sono stati istituiti anche in realtà geograficamente a noi vicine, no? Assolutamente sì, qui a proprio a pochi passi da Gaeta, a qualche chilometro abbiamo la ZES Campana. E come sapete anche le altre regioni del sud Italia hanno già creato delle proprie ZES, la Puglia anche ionica, non soltanto quella adriatica, la Calabria eccetera. Quindi era importante che anche il Lazio si dotasse di questo strumento che il legislatore ha riconosciuto in una misura diversa dalla ZES, perché quando parliamo di zona logistica semplificata parliamo di uno strumento sicuramente importante, ma che non ha gli stessi benefici della ZES, soprattutto riguardo al credito d'imposta. Quindi, ma è comunque importante averla, perché ci sono anche dei vantaggi sotto il profilo delle procedure amministrative, quindi uno snellimento, la riduzione anche dei tempi di approvazione di determinati atti amministrativi, ma soprattutto noi ci auspichiamo che attraverso la collaborazione con le dogane, che stiamo tra l'altro finalizzando in questi giorni un accordo di collaborazione col direttore dell'Agenzia delle Dogane Italiane, cioè il dottor Minenna, attraverso le dogane riusciamo, dentro la zona logistica semplificata, a creare degli ulteriori benefici per gli operatori, che possono essere sia rivolti al tema dello sportello unico doganale, alle semplificazioni riguardanti lo sdoganamento in mare delle merci, ma soprattutto alla creazione di corridoi doganali controllati che dal porto fino ai diversi interporti che ci sono nel Lazio possono istituire, diciamo, dei corridoi che semplificano le procedure doganali, che potrebbero addirittura essere svolte a destino, al magazzino. In più speriamo anche sulle zone franche doganali o comunque intercluse, che possono essere realizzate all'interno delle zone logistiche semplificate, e anche questo è uno degli obiettivi che ci siamo posti. Su Gaeta, naturalmente, questo è uno strumento normativo importante che potrebbe affiancare quello che praticamente si sta completando, diciamo, il potenziamento delle banchine e dei piazzali retrostanti il salvo d'acquisto. Naturalmente l'obiettivo, la mission è unica, quello di incentivare i traffici, i movimenti delle merci. Assolutamente sì, oltre al salvo d'acquisto citerei la Cicconardi, perché questo in realtà fra qualche settimana inauguriamo circa 70.000 metri quadrati di nuovi piazzali e il porto di Gaeta, il porto commerciale di Gaeta, finalmente avrà completato, diciamo, il suo percorso di sviluppo infrastrutturale. Questo è un atto molto importante. A noi finalmente Gaeta
potrà essere un porto di riferimento per tutto quello che è il bacino industriale di Cassino, di Frusinate, ma anche delle zone, spero anche in futuro, anche di Fondi e di Latina. È un porto che si trova a metà strada, quasi diciamo, più vicino a Napoli, un po' più lontano da Civitavecchia, ma rappresenta sicuramente, può sfruttare un bacino industriale e commerciale molto importante. Quindi questa nuova dotazione infrastrutturale che avremo fra 3 settimane sarà molto importante per consentire questo sviluppo anche del porto di Gaeta e del territorio. Presidente Di Maio, naturalmente per arrivare al porto bisogna anche percorrere delle strade e la sua governance ha anche voluto migliorare un po' la viabilità, la mobilità all'altezza del porto commerciale di Gaeta. Nelle prossime settimane sarà inaugurata una rotatoria, sarà un po' rivoluzionata, naturalmente migliorandolo, la stessa viabilità. Assolutamente sì, perché assieme all'inaugurazione dei nuovi piazzali, anche se dopo qualche mese, avremo un'ulteriore importante opera che migliorerà la viabilità anche degli ingressi nei porti, e si tratta della nuova rotatoria intorno all'ingresso del porto commerciale di Gaeta. È un'opera, anche questa molto importante, è costata qualche milione di euro, che servirà il porto e migliorerà anche la viabilità intorno alla placca. Quindi noi riteniamo questa anche un'ulteriore opera di completamento di questo percorso di sviluppo infrastrutturale che il governo italiano, ricordo sempre che tutto questo è avvenuto grazie a contributi a fondo perduto del Ministero delle Infrastrutture, e ringrazio in questa occasione di nuovo anche il Ministro per aver dato l'ulteriore supporto. E quindi noi ci auspichiamo che tutto questo che a breve verrà reso operativo possa veramente dare la possibilità a un ulteriore sviluppo delle attività commerciali in questo territorio. Di lei si dice che è molto pragmatico, le cose le dice quando praticamente si sono realizzate, però lei ci può confermare che nonostante tanti detrattori continuano ad arrivare, tante richieste di tanti operatori, non solo pontini, sociali o romani, ma anche da altre realtà geografiche confinanti che vogliono venire a investire e a operare presso appunto il porto commerciale di Gaeta. Questo significa che questo porto, nonostante quello che si dice, è ancora appetibile? Assolutamente sì, le direi di più che proprio la realizzazione di questi nuovi 70.000 metri quadrati di piazzali, accompagnato anche ad un discorso di viabilità che andrà migliorando, eccetera, ha già creato una sorta di tam-tam, come dice, nell'ambito della portualità italiana, e per cui oggi stiamo raccogliendo sempre di più manifestazioni di interesse di operatori che magari in altri porti hanno difficoltà a svilupparsi e qui trovano ovviamente terreno fertile. Oggi pure abbiamo incontrato un grande operatore che è interessato a sviluppare su Gaeta dei traffici molto importanti, per esempio sulla cellulosa, ma ne stanno aggiungendo altri. Poi cito anche un altro operatore molto importante che non ha forse non è collegato proprio ai traffici stricto sensus, portuali, perché riguardano i cavi elettrici. No? Abbiamo un operatore che ha deciso di scegliere Gaeta come punto d'appoggio e di base logistica per tutta un'attività di carattere internazionale che va tra l'altro nella direzione della digitalizzazione, che come sapete è uno degli obiettivi anche del Recovery Fund. Certo. Proprio Gaeta è stata scelta come porto di riferimento di questo grandissimo operatore italiano, ma che è leader a livello mondiale sulla posa dei cavi elettrici nel mare. A proposito di Recovery Fund, lei è pronto, a meglio, già ha inviato delle schede naturalmente al MIT, al Ministero delle Infrastrutture, naturalmente la destinazione sarà Palazzo Chigi, perché lei ha delle idee molto chiare per beneficiare di questi fondi comunitari e potenziare appunto i tre scali laziali. Sì, abbiamo lavorato quest'estate su queste schede, come lei giustamente ha ricordato, non solo io, tutte le autorità di sistema portuale. Ovviamente la scelta che farà il governo si baserà molto sulla cantierabilità di questi progetti e della maturità tecnico-finanziaria di questi progetti. Quindi la sfida e il gioco si fa proprio tra queste qualità qui. Allora noi come Civitavecchia, come autorità di sistema portuale, credo che abbiamo dimostrato negli anni di avere
un'area tecnica di grandissimo livello, ce lo dicono in tanti, quindi mi auspico che Civitavecchia, anzi ne sono quasi sicuro, potrà ricevere una parte di questi 830 milioni che noi abbiamo chiesto per il Recovery Fund, certamente forse non tutti, ma abbiamo chiesto 830 milioni di opere che sono opere che tra l'altro riconosciute già come prioritarie all'interno dell'allegato infrastrutture del DEF Italia Veloce, che sono fondamentali soprattutto per lo sviluppo di Civitavecchia. Di Gaeta ho già parlato e quindi stiamo andando a completamento, ma soprattutto a Civitavecchia c'è ancora tanto da fare, c'è da completare un piano regolatore portuale e in più c'è anche un nuovo porto proprio da realizzare quasi ex novo, che è il porto commerciale di Fiumicino. Non solo portualità, ma su Gaeta altri investimenti, uno su tutto il mercato ittico, nonostante anche qualche pastoio di natura burocratica, però c'era un procedura in corso, nonostante tante avversità, per assegnare gli stalli realizzati all'interno del mercato ittico. Però se Gaeta, Presidente, ha guadagnato nel corso degli anni una affidabilità di natura turistica, non solo nei mesi estivi, ma 365 giorni l'anno, grazie anche probabilmente alla tua portuale, anche se poi lo si dice poco. Rifatto un po' il waterfront grazie ai fonti appunto della tua portuale, ma poi non solo, noi siamo qui nella Darsena della Peschiera, rifatto, soprattutto risanato questo specchio acqueo, messo a posto anche lo stesso tratto di marciapiede a distante, realizzato anche un impianto di pubblica illuminazione innovativo, luci LED che sono anche a basso risparmio energetico. Io penso che la città qualcosa debba dire grazie appunto all'ente. Io dico grazie a lei che me l'ha ricordato. Comunque certamente è un percorso che non ho avviato io, qui voglio riconoscere anche i meriti dei miei predecessori, perché non è iniziato con me, con Pasqualino Monti, ma anche lo stesso Moscherini, che fu quello che poi cercò di portare avanti l'idea di Gaeta all'interno di un sistema portuale laziale. Sono state fatte tante opere per questa città, come lei ha ricordato il lungomare, il mercato ittico fa parte di questo discorso di un avvicinamento in qualche maniera, o di una particolare attenzione che l'autorità di sistema portuale oggi, prima l'autorità portuale, ha sempre manifestato nei confronti della cittadinanza e della città di Gaeta. Quindi io penso che questo percorso andrà comunque continuato, perché è vero che lo sviluppo di un porto passa anche da un tema di interazione porto-città, che è fondamentale. Questo lo dico a Civitavecchia, lo dico a Fiumicino, lo dico a Gaeta. A Gaeta il discorso è particolarmente sentito, perché noi abbiamo ampi spazi della nostra circoscrizione portuale del Demanio che sono all'interno della città, che gestiamo noi direttamente. Quindi quello che lei ha citato, il lungomare, cioè da Piazza Caserta a Piazza Capoto, a lungomare Capoto, cioè sono tutte aree che rientrano dentro la giurisdizione dell'autorità portuale. Ed è giusto che l'autorità portuale quindi valorizzi queste, quindi abbiamo ben volentieri, diciamo, ovviamente supportato delle idee e delle istanze dell'amministrazione comunale. Quindi abbiamo adesso, come sapete, un lungomare risistemato che ha anche una sua bellezza, abbiamo realizzato questo mercato ittico, mercato del pesce, che è costato 400.000 euro circa all'autorità di sistema portuale, che spero che possa essere più presto utilizzato. Mi dispiace per queste lungaggini amministrative, che però, ripeto, non sono dovute all'amministrazione che io rappresento, ma sono dovute purtroppo ad altri fattori che non voglio qui di nuovo sottolineare. Però c'è di nuovo sempre, è stata adesso recentemente risottolineata la piena disponibilità di questa amministrazione che io mi onoro di rappresentare a far sì che questo edificio, che ripeto è stato anche un investimento importante, venga in qualche maniera sfruttato da quella che è una cultura che è qui a Gaeta presente, che è quella del settore appunto ittico, che verrebbe certo ancora di più valorizzato all'interno di questo edificio molto bello. Un principio basilare del diritto amministrativo, lei me lo insegna, è quello della continuità amministrativa. A fine mese scade il suo mandato, naturalmente lei insegue questo, diciamo, questa riconferma proprio all'insegna di una continuità amministrativa. Sì, io il 24 novembre cesso il mio mandato di 4 anni, non sta a me fare il bilancio di questi 4 anni, perché non voglio essere io autoreferenziale, quindi lascio agli altri giudicare che cosa io ho lasciato a questo territorio, ma a Civitavecchia e Fiumicino.
ho dato la mia disponibilità a un rinnovo della mia candidatura, perché è previsto, innanzitutto è previsto per legge, ma soprattutto perché ritengo di non aver completato alcune cose molto importanti su cui, diciamo, ho investito molto il mio tempo. Non per questo però voglio costringere qualcuno a fare delle scelte su di me, però ritengo che effettivamente stare all'interno di questa autorità di sistema ancora per qualche anno mi consente di portare a termine delle opere molto, molto importanti per lo sviluppo del territorio, della portualità. Quindi io ho dato la mia disponibilità al Ministro, al Presidente della Regione, ovviamente anche per un discorso di spirito di servizio, perché ho nel mio passato anche svolto attività di carattere pubblico, quindi non è questa la prima mia esperienza nel pubblico, quindi diciamo ho una sorta di sensazione o di sentiment verso quello che è l'interesse pubblico, e vorrei che questo mio cammino di questi 4 anni, che ha già portato dei frutti, possa essere comunque continuato per concludere i miei altri percorsi, però ovviamente non sta a me decidere su questo, quindi mi rimetto alla volontà delle istituzioni.